Giancarlo, dunque, io quel giorno ero ammalato, ero a casa, c'avevo una forungosi, pensa un po'. E molto presto la mattina mi arrivò una telefonata dal centralinista dei Vigili del Fuoco, d'Ancona, il quale mi diceva: come stai? Stai bene? Ma dimmi cosa vuoi, facevo io, no? Dice: guarda, io stavo in via Falconara di casa, non avevo notato niente, non sapevo nulla di quello che era successo. E lui mi dice: guarda, che è successo così, così, ma ne contate la visione. Dico: vengo, andammo in stazione dove aveva già lui fatto all'Hotel Moderno di Ancona, aveva fatto un centro base già lui era lì dalla mattina prestissimo, insomma. Beh, per farla breve, Giancarlo, altrimenti sarei qui a raccontarti cose. Quello che ho visto è da non crederci, era un disastro. Hai visto dalle foto quei tronconi grossi di alberi che erano arrivati in stazione. Quindi cominciamo un po' a girare. Purtroppo lì dove era il cinema, di fronte al Cinema Italia c'era un cinema che adesso è chiuso, neanche mi ricordo come si chiama, Il insomma. Supercoppi. Beh, è perfetto, Supercoppi, precisamente. Lì dietro, che era un metro e mezzo di fango, c'era dappertutto. Lì trovammo il primo cadavere. Difatti, dalle foto, se ce l'hai, le foto di quel periodo, si vede che c'è un. E purtroppo sono ripreso anch'io in quella foto. L'unico militare che lo vedi che è vestito in maniera diversa dagli altri, come invece il cappello, la bustina avevo. E mi è capitato lì e non ti nascondo, mai fatto questa telefonata, mi ha fatto ripensare a che problema grosso. Io ero, sai, giovanotto, 19 anni, insomma, io voglio dire. È stata una cosa brutta, tantissimo brutta. Poi venivano chiamati per dei fra, delle, delle, delle invasioni, delle macchine, non trovavano quelli, i negozi per Corso Carlo Alberto tutti distrutti. Giancarlo, è stata una cosa che io non so neanche descriverla. Era finito il mondo ad Ancona, guarda, ma centinaia e centinaia di negozi, decine e decine di le macchine che una sopra l'altra, in stazione non ci si capiva nulla. Ti dico che dalle foto si vede anche dal cavalcavia una foto presa con dei militari sotto che guardavano verso la sinistra del cavalcavia che andava verso la stazione. Lì sapevamo io e il comandante Locarni, il capitano Locarni, che c'era diversi dalla squadra nostra e un certo Giorgetti Pasquale, mio amico fraterno, abbiamo fatto il militare insieme, pensa un po', era lì e non lo trovavamo più. Abbiamo sfondato le porte, insomma, sai che cosa è successo? Che dopo 3 ore, che eravamo diventati tutti pazzi a aspettare a questo Pasquale, l'abbiamo visto mezzo nudo uscire dalla stazione di Ancona perché lui si era buttato perché c'era della gente dentro questo locale sotto il ponte. L'acqua, la forza dell'acqua buttò giù dei muri, buttò giù delle porte e trascinarono queste 3 persone alla stazione, sono arrivati passando sotto il ponte. Quello è stato un miracolo. Guarda, sono cose che se le racconti, non so la gente se ci può credere io, ma è così, Giancarlo, io l'ho vissuto in prima persona. E poi ero un ragazzotto, no? 19 anni, mi è rimasto impresso sta roba. Tu mi stai facendo ricordare una giornata, no, dopo avevamo fatto il callo. I giorni successivi, ma tirammo fuori una decina di morti. Oh. Guarda, che è stata una cosa brutta, brutta. È un brutto ricordo per Ancona. È una giornata che è difficile toglierla.